Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi è domenica, quindi facciamo il nostro appuntamento abituale, insomma, con il video della domenica e vi ripropongo per la seconda volta in questo mese il video sul club del libro. Questo perché? Perché in realtà di solito non lo faccio, cerco di fare soltanto un video al mese riguardo al club del libro, ma in questo caso faccio eccezione perché la riunione che abbiamo avuto pochi giorni fa era incentrata principalmente sul tema del Natale, ovviamente, quindi mi scocciava farvi vedere il video quando il Natale era già passato, perché probabilmente l'avreste visto dopo il 6 gennaio, ecco, e quindi ho deciso di fare un'eccezione e di dedicare anche questo video della domenica alla riunione che abbiamo fatto veramente 2 giorni fa al nostro club. Questo inoltre è il primo video che vedete dei libri dell'avvento con i miei capelli castani. Questo per farvi capire quanto tempo fa ho registrato tutti gli altri video dei libri dell'avvento. È stato un lavoro che è cominciato veramente tanto tempo fa e che ormai sta per finire, perché come sapete questo è il penultimo video e domani poi uscirà l'ultimo video dei libri dell'avvento e ovviamente dopo arriverà il Natale finalmente. Comunque cominciamo subito parlando del club. La riunione che abbiamo avuto l'ultima volta si è svolta a casa della mia mamma, siamo tornate a casa della mia mamma, quindi appunto la riunione si è svolta lì, abbiamo sempre bevuto il nostro tè, mangiato i nostri biscotti che oltretutto aveva fatto la mamma nel pomeriggio, quindi è stata una serata come sempre piacevole. In realtà la cosa che caratterizza la riunione dell'ultima volta è il fatto che avevo richiesto a tutti i partecipanti di scrivere una lettera a mano indirizzata al club del libro in generale, dove si poteva scrivere tutto quello che volevamo, che fossero auguri, che fosse una riflessione sui mesi passati, che fosse un ringraziamento agli altri membri del club, insomma non importava, non c'erano limiti né di argomento né di lunghezza, ognuno poteva scrivere veramente quello che voleva. È una cosa che abbiamo fatto già 2 anni fa che mi era piaciuta moltissimo e quindi ho voluto riproporre quest'anno. In pratica poi, quando siamo arrivati lì alla riunione, ognuno di noi ha consegnato la lettera che è stata inserita all'interno di una busta di stoffa. Questa è stata realizzata dalla mia mamma, che ha trovato dei vecchi tovaglioli di stoffa e appunto li ha cuciti in modo che diventassero delle buste o quasi degli astucci, ecco, da regalare ai vari membri del gruppo e che abbiamo anche usato per scambiare le lettere. Infatti le lettere sono state infilate in ogni busta, poi chiaramente le buste, essendo tutte uguali, sono state mescolate e consegnate ai vari membri del gruppo, così che ognuno toccasse la lettera di qualcun altro. Abbiamo poi letto le varie lettere ad alta voce ed è stato veramente un momento emozionante, perché tutti avevano un pensiero carino e un augurio affettuoso per gli altri membri del club, e ovviamente queste lettere poi non verranno mai gettate via. Chi faceva parte del club anche 2 anni fa ha detto, infatti, ha confermato di aver tenuto con grande cura anche la lettera di 2 anni fa, appunto. Purtroppo, come avete visto dalle immagini, non eravamo tantissimi a questa riunione e credo che diciamo il fattore che ha un po' bloccato alcuni dei membri sia stato proprio il fatto di dover scrivere una lettera. Qualcuno forse si è fatto spaventare da questa richiesta, che era piuttosto semplice, forse aveva paura di non essere all'altezza, quando in realtà non c'era nessun limite, ecco, da raggiungere, nessun traguardo da raggiungere. Doveva essere una cosa molto spontanea e molto, insomma, senza impegno, ecco, e evidentemente è stato quello. L'ho notato, diciamo, dal modo in cui alcuni membri hanno disdetto proprio all'ultimo momento. E quindi, vabbè, non importa, si sono persi sicuramente qualcosa di speciale e sono contenta di averlo condiviso comunque con i membri presenti. Passiamo adesso a ciò di cui abbiamo parlato al club del libro. Se vi ricordate, l'ultima volta il tema dei libri era libri sul Natale. Solitamente leggiamo 1, massimo 2 libri, nel senso che i membri del gruppo hanno una scelta tra 2 titoli, di modo che alla riunione dopo non si debba parlare di troppi libri, troppe cose, ma appunto ci concentriamo su 1 o 2 titoli. Questa volta però ho notato che i titoli avevano incuriosito tutti e quindi sono stati acquistati quasi tutti i titoli che avevo proposto, e alla fine quindi abbiamo parlato brevemente un po' di tutti.
Prima di tutto abbiamo parlato del furto a Rockefeller Center, se non mi sbaglio era il titolo, che è stato definito da chi l'ha letto un libro molto divertente, accattivante, uno di quei classici natalizi dai quali si potrebbe trarre un film, di quelli che riguardiamo poi ogni anno. La scrittura era gradevole e quindi insomma è stato letto in breve tempo. Altro libro di cui abbiamo parlato è La Voce, che invece era un giallo, se vi ricordate ve ne avevo parlato, e in questo caso invece c'è stato un po' di delusione da parte di chi ha letto questo libro, addirittura qualcuno dei membri non l'ha portato a termine. Nonostante la storia fosse accattivante, quindi l'idea di questa persona che viene ritrovata morta, vestita da Babbo Natale, quindi si comincia a indagare sul suo passato, insomma risultava interessante, le indagini sembravano carine. Purtroppo però, perlomeno a detta di chi l'ha letto, l'autore ha un po', diciamo, deviato dalla strada principale, nel senso che si è ritrovato a raccontare magari su fatti, avvenimenti o persone che poco c'entravano con la storia principale, quindi rallentavano la lettura e la rendevano poco interessante. Anche la scrittura non è sembrata particolarmente coinvolgente, risultava a volte un po' pesante, un po' lenta e quindi non è stato un libro che ha conquistato. Abbiamo parlato anche di Lettere da Babbo Natale di Tolkien, che una ragazza aveva letto qualche anno fa, ma che ha voluto comunque presentarci. Il libro ovviamente è un'idea fantastica, la raccogliere le lettere che Tolkien ha scritto ai suoi figli facendo finta di essere Babbo Natale, quindi raccontando ai figli varie storie, varie avventure di Babbo Natale come se fosse appunto lui a scriverle. Ha detto che il libro è veramente bello ed è anche emozionante, si vede lo scorrere del tempo, nel senso che ci sono a volte nelle lettere dei riferimenti alla crescita dei bambini oppure a proprio degli eventi storici come ad esempio la guerra. Inoltre il libro è corredato anche dalla foto della lettera originale scritta da Tolkien, che comprende anche dei meravigliosi disegni realizzati da lui, quindi insomma un libro che ha conquistato ed è piaciuto. Infine abbiamo parlato anche di Storie di Natale, di vari autori, se non erro dovrebbero essere 7 autori, pubblicato dalla Sellerio ed è quello che poi ho letto anche io. In realtà purtroppo il libro mi è arrivato molto tardi, quindi avevo poco tempo per leggerlo, oltretutto ne avevamo comprato uno a metà con la mia mamma, quindi il tempo si è ridotto ancora di più, ho letto soltanto 3 storie. In ogni caso il libro mi è piaciuto molto, ci è piaciuto molto perché appunto l'ha letto anche la mia mamma, le storie sono scritte molto bene, quindi esclusa quella di Camilleri che ho saltato perché purtroppo non riesco a leggere tutto in dialetto siciliano, le altre insomma, quelle 3 appunto che ho letto mi sono piaciute moltissimo perché si vedeva che gli autori sapevano quello che facevano, quindi scritte molto bene. Sono storie molto diverse l'una dall'altra e che affrontano vari aspetti del Natale, a volte il Natale è protagonista, altre volte il Natale rimane un po', diciamo, fa un po' da sottofondo alla vicenda. Si alternano storie un pochino più introspettive con personaggi che riflettono soprattutto sul loro passato o sul significato del Natale, a storie invece molto più allegre, quasi comiche, ironiche, che coinvolgono magari più personaggi che vedono intrecciarsi in maniera bizzarra le loro vicende. Intanto mi arrivano i messaggi comunque, oppure per esempio insomma quelle che ho letto io comprendevano anche delle storie di famiglia, quindi di problemi che possono esistere all'interno di una famiglia, di come il Natale possa aiutare a migliorarci e a capire l'altro, anche quando a volte risulta un po' difficile mettersi nei panni di qualcun altro, anche se è vicino a noi e fa parte della nostra famiglia. Insomma, diciamo che io vi consiglio vivamente questa lettura perché è poi l'unica tra quelle di cui vi ho parlato che ho effettivamente letto, perché l'ho trovata veramente interessante. È logico, non tutte le storie, non tutti i racconti di una raccolta di racconti ci piacciono allo stesso modo, però sono sincera, in quelle che ho letto ho sempre sottolineato qualcosa, quindi questo significa che la scrittura e la storia mi sono piaciute molto. Bene, questo è stato praticamente il risultato di ciò che è venuto fuori, insomma, alla fine del nostro club del libro. Come sapete, alla fine della riunione poi io propongo una serie di titoli tra i quali votare per poi appunto leggere un libro o due per il mese successivo. Questa volta però avevo deciso di fare una cosa diversa e quindi ho chiesto ai lettori di scegliere un classico che volessero leggere
per gennaio, quindi insomma per la riunione che ci sarà a gennaio. Non ho fatto una lista di classici perché essendo esistono tantissimi classici e in più non sapevo se i vari lettori ne avessero già letti più o meno, quindi rischiavo di mettere una lista di 5 classici e magari qualcuno li aveva già letti tutti, e quindi ho deciso di dare libera scelta ai vari lettori che potranno leggere il classico che preferiscono, magari proprio quello che aspettavano di leggere da tanto, e la prossima volta sarà l'occasione per parlare di più libri insieme e capire insomma se secondo noi meritino veramente di essere annoverati come classici ed essere letti da tante generazioni. Bene, questo è quello che è successo al nostro club. Io spero come sempre che vi sia interessato, che vi sia piaciuta la nostra idea di scrivere le letterine a mano, e anzi spero che anche voi quest'anno abbiate voglia di scrivere un pensiero a una persona alla quale insomma volete fare gli auguri prendendo carta e penna, insomma un po' alla vecchia maniera, perché è veramente bello e rilassante. E niente, noi ci vediamo domani con l'ultimo video dei libri dell'avvento. Ciao!